ragazzi, tutti minori per quello che ci è dato rappresentare in questo momento, perché in questo momento stiamo eseguendo delle perquisizioni, dei sequestri e degli avvisi di garanzia per conto della procura minorile. Quindi non è escluso che ci sia il coinvolgimento di altri maggiori, ma in questo momento discutiamo della parte che riguarda i minori. Un gruppo di almeno 5 minori opera con le modalità tipiche del branco nei confronti di una minore anch'essa, di una ragazza minore anch'essa, i personaggi sono tutti di Matera, una serie di violenze sessuali di gruppo reiterate nel tempo per almeno un paio di mesi per quello che c'è da accertare, ma probabilmente per un periodo di tempo ancora più lungo, e continuate, tutte in concorso fra di loro, peraltro in luoghi pubblici, quelle che vedete rappresentate nel tabellone è il circo, è il nostro centro commerciale, nei parcheggi del quale avvenivano le prestazioni sessuali imposte alla ragazza. Devo dire che all'inizio delle attività, una volta che ci è pervenuta la notizia, peraltro da parte di una serie di cittadini che avevano loro malgrado assistito a scene assolutamente scabrose all'interno del parcheggio, dove la ragazzina, non all'interno di macchine o di bagni, di ripostiglio o di locali chiusi, ma letteralmente a ridosso delle pareti del circo, offriva prestazioni sessuali a questo gruppo di ragazzi, un gruppo di 5 persone, certamente in maniera stabile e stabilmente organizzata al fine di ottenere prestazioni sessuali da parte della ragazzina, anche se poi in corso di indagine abbiamo scoperto che uno o più ragazzi di questo gruppo in realtà davano via libera a molti altri ragazzi di presentarsi e, previo semplice conoscenza di quelli che facevano parte del branco, ottenere prestazioni sessuali da parte della ragazza. Prestazioni sessuali che in vero non sono mai state retribuite in nessuna forma, per quello che ci è dato apprendere, né alla ragazza né al branco stesso.